Presidente, si aspettava un inizio d'anno, il suo primo capodanno, per meglio dire, Presidente Ateam, diverso? No, non sono questi i problemi, per l'amore di Dio. Noi siamo stati anche un po' vittime di condizioni atmosferiche particolari. Quindi abbiamo cercato di fare il possibile in sicurezza e di rimediare poi i disservizi che si erano per situazioni oggettive create. Ma non penso che siano questi i problemi che debbano, come vuol dire, condizionare la nostra attività. Ecco, la raccolta del primo gennaio è saltata per il ghiaccio e per la neve, questo significa che le strade magari non erano libere? La raccolta del primo gennaio è saltata per condizioni di sicurezza, visto quello che era successo il 30 ed il 31, noi abbiamo ritenuto opportuno dare la priorità di sicurezza ed evitare che questi mezzi potessero uscire. L'abbiamo fatto in via preventiva, quindi dipendentemente poi da quelle sarebbero state le strade il giorno 1 stesso, quando i mezzi sarebbero dovuti uscire. Però certo, quello che avevamo verificato nei giorni precedenti ci ha indotto ad agire un po' di cautela, ma nulla più. Non creiamo un grosso problema, insomma sono giorni particolari, molto freddo, molto ghiaccio, l'abbiamo subito un po', però insomma penso che alla fine ci siamo ripresi abbastanza bene. Sui debiti fatti per pagare le tasse? Ma mi sembra che sia un discorso che appartiene ormai al passato. Fra l'altro non si tratta di debiti fatti per pagare le tasse, lì si tratta di agevolazioni fiscali che la Team aveva avuto tantissimi anni fa in merito grazie a delle leggi nazionali che poi sono state riviste dalla Comunità Europea, quindi l'Agenzia delle Entrate Italiana ha fatto marcia indietro e di conseguenza la Team, come tutte le altre partecipate, ha dovuto poi provvedere a pagare degli importi importanti, ahimè, che poi, insomma, sono stati dettati da questo comportamento atipico all'italiana, se vogliamo dire, del fisco italiano. Anche perché lei debiti, mi sembra di aver capito, non ne fa. Spero di non farne.